No, non è un sopralluogo, è semplicemente un essere presenti per capire ciò che viene fatto nella, diciamo, nell'emergenza contro il coronavirus, e ascoltare quelle che sono le necessità, riportarle al centro, intendo dire a Roma, e cercare di migliorare ciò che deve essere migliorato nell'emergenza. Credo che in questo momento dobbiamo vincere la battaglia contro il coronavirus, maggior dialogo e coesione. E i nodi vengono aperti e devono essere sciolti e rimossi, quindi io sono qui per capire come possiamo ulteriormente migliorarci. Quindi in merito alle sentenze e al resto, io credo che in questo momento sconfiggiamo questo nemico invisibile insieme e cerchiamo di aiutare la Calabria, i calabresi ovviamente, migliorando quelle note che non vanno, tipo, non so, carenza di tamponi, problemi con l'RSA, i percorsi. Erano problemi preesistenti quelli della sanità in Calabria, lo sappiamo, è inutile nascondersi, però ecco, questo è il momento di rafforzare, è un'occasione nel dramma di rafforzare nell'immediato molte delle cose che prima. Diciamo, la mia visita è proprio per ascoltare direttamente quelle che sono le necessità. Avete visto che vengono pubblicati ora online quelle che sono le forniture, le carenze che sono state in tutta Italia, non solamente in Calabria. Chiaro che la gran parte del materiale è stato dirottato verso il nord, dove a differenza del centro-sud è stata un'ondata spaventosa, considerare che almeno la metà dei contagiati purtroppo era sulla Lombardia, quindi capite come la necessità lì sia davvero immediata. Quindi io penso che le cose più importanti nell'immediato debbano essere innanzitutto i tamponi. L'ondata di contagi non è avvenuta nel centro-sud come nel nord, questo grazie alle misure di contenimento e di distanza, insomma la chiusura dell'Italia non ha consentito la diffusione come è avvenuto nel nord del virus, però credo che in questo momento nell'immediato servano dispositivi per proteggere coloro che lavorano, ovviamente soprattutto a livello sanitario, e tamponi per verificare i contagi, quindi poi è chiaro che però credo che l'immediatezza proteggere i lavoratori sia essenziale. È stata gestita il trasferimento di coloro che erano risultati infetti, quello che so che il commissario sta già facendo è anche una verifica, lì è stato scoppiato un caso, ma dal caso bisogna proseguire e controllare tutto il resto perché non si ripeta più una situazione del genere. Però questo lo lascio dire alle carte, e poi immagino che saranno delle indagini, innanzitutto indagini da parte di quello che si occupa di sanità, e poi sono indagini della procura, questo lo lasciamo sicuramente non deve ripetersi una situazione del genere. E si continuano a fare polemiche, ma veramente le polemiche ci sono dal primo giorno, cioè non so, dal blocco dei voli si è fatta la polemica due settimane sul blocco dei voli, è un rincorrere polemiche. Io vorrei esprimere un concetto secondo me molto, molto semplice nella sua. Stiamo combattendo un qualcosa che non è mai avvenuto in questa forma nella storia dell'umanità. Se noi pensiamo di risolvere questo problema con la testa di ieri, col modo di pensare di ieri, non ne usciamo. Serve un modo nuovo di pensare, un modo nuovo di affrontare, un modo nuovo di unirsi, un modo nuovo di riprogrammare le nostre attività, il nostro lavoro. Le polemiche non servono a nulla, davvero a nulla, soprattutto in questo genere. È chiaro che qualche sbaglio ci sarà stato, non lo abbiamo fatto solamente noi. Si tratta di sbagli dovuti a un'impreparazione dinanzi a una cosa estremamente nuova. Per sbagli intendo dire che se voi prendete anche gli altri paesi del mondo, anche paesi diciamo europei, vedete che stanno vivendo oggi in anticipo quando è arrivata l'epidemia da noi. Anche il fatto chiudo o non chiudo, cosa chiudo, a chi faccio i tamponi, mancano le mascherine, è un problema globale, quindi basta con le polemiche non servono a nulla, serve lavorare, sporcarsi le mani, che poi chi ha sbagliato in futuro, se ha sbagliato, pagherà. Chi non ha sbagliato, e lasciatemelo dire, queste polemiche non aiutano in primis chi sta sul campo, medici e infermieri che stanno combattendo per aiutare le persone a salvare la loro vita. Basta polemiche. Le misure sono state già prolungate fino a dopo Pasqua, in questo momento è prematuro dirlo, perché va visto l'andamento epidemiologico, però i risultati che abbiamo mostrano che vi è un calo dei contagi, soprattutto dei contagi più gravi, cioè di quelli che richiedono l'ospedalizzazione. L'aumento dei tamponi che vengono fatti
scopo ovviamente più positivi, ma sono meno gravi, e quindi c'è un alleggerimento di quelle che sono le pressioni sulle terapie intensive. Io sono sicuro che nei prossimi giorni continuerò a vedere il calo. La mortalità, che sappiamo è ancora alta, ma muore oggi, purtroppo colui o colei che si sono ammalati diversi giorni fa, se non addirittura settimane, perché in terapia intensiva, quindi caleranno anche i morti. Poi vedremo di volta in volta le modalità per far ripartire l'Italia. Una cosa è certa, la battaglia verrà vinta. Si tratta però di coesistere e convivere con il virus per un periodo di tempo, finché non avremo il vaccino. Quindi è chiaro che serviranno delle strategie per il post-coronavirus, ma le cose fondamentali saranno protezione dei lavoratori, individuazione di coloro che hanno avuto il virus e una ripartenza graduale per proteggere la popolazione, compatibilmente col controllo territoriale di eventuali altri focolai che ovviamente potrebbero esserci finché non gira il virus. Grazie.